Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti alla seconda edizione della YouTuber Summer Cup. È di nuovo luglio, è di nuovo estate, ovviamente non poteva che tornare l'appuntamento che avete amato di più sul mio canale in questi anni. Lo scorso anno con l'Inter che alla fine ha vinto, ma con sei squadre che hanno partecipato: l'Inter per l'appunto, la Lazio che è stata la sua avversaria in finale, poi la Roma, il Napoli, il Milan e la Juventus. È passata una stagione, ovviamente ci sono stati dei cambi di formazione, cambi che abbiamo raccontato e vissuto all'interno dei sorteggi che ci sono stati qualche settimana fa e ovviamente saranno fondamentali per i gironi e per chi poi alzerà questi premi, la Coppa ovviamente, ma anche il premio per il miglior portiere, per l'MVP e ovviamente per il capo cannoniere del torneo. Ma prima di partire e ovviamente di presentarvi le squadre, di ascoltare qualche sensazione pre-campo, non posso che presentarvi lo sponsor di questa YouTuber Summer Cup 2022. Sono felice che lo sponsor di questo evento sia Numero DS. È un'applicazione nuova, giovanissima, tutta italiana e soprattutto gratuita. Ovviamente essendo estate c'è il calciomercato, tra l'altro è un periodo anche abbastanza caldo questo, e Numero DS è l'app perfetta per aggiornarvi sulle trattative in tempo reale, sugli ultimi movimenti e poi in generale anche durante l'anno per rimanere aggiornati sulla vostra squadra del cuore. Con sezioni esclusive, contenuti esclusivi anche da parte di influencer e di giornalisti. Troverete, scaricando l'app, tanti contenuti esclusivi, vale a dire non li trovate qui su YouTube, proprio su questo evento. L'ultimo motivo per il quale è fondamentale scaricare l'app è che io e Numero DS abbiamo pensato ad un contest per voi per selezionare 5 vincitori ai quali regalare una maglia della propria squadra del cuore, ovviamente per la prossima stagione, quindi 2022-2023. Per vincere che cosa dovete fare? Scaricare l'app da questo codice QR che vedete a schermo o dal link in descrizione e dentro il primo agosto 5 di voi verranno sorteggiati e vinceranno la maglia della propria squadra del cuore. Quindi, che dire, in bocca al lupo, ma adesso torniamo a parlare di questa meravigliosa coppa e quindi presentiamo le squadre della nuova YouTuber Summer Cup. Ed eccole qui, le vedete in grafica partendo ovviamente dall'Inter, campione in carica. C'è una sola novità, se ci avete fatto caso, rispetto al video dei sorteggi, proprio nei campioni in carica. Non c'è Gunther, che è assente causa Covid, dentro al suo posto Italo. Con i due gironi che vedete a schermo, le due prime classificate, ricordandovi un po' la struttura, sono direttamente qualificate in semifinale, la seconda del gruppo A affronterà in un playoff la terza del gruppo B e viceversa. Mi sono cambiato, ma non sono ancora il capitano della Roma. Per il momento sono un semplice telecronista, pronto a raccontarvi il derby di Milano che aprirà la YouTuber Summer Cup, ma prima di sentire capitano e allenatore di entrambe le squadre, vi presento l'arbitro della YouTuber Summer Cup, ovvero Om. Ciao, ciao. Come stai? È il tuo primo arbitraggio su YouTube Italia, come ti senti? Teso. L'ultima partita l'ho fatta tipo 8 anni fa, eccellenza. Qui è più tra amici, però tra amici che vogliono vincere, perché dopo l'anno scorso, quest'anno ognuno vuole rompere il cosiddetto agli altri. Io ovviamente cercherò di fare il meglio per tutti quanti, senza distinzioni, questo sottolineo adesso perché sarà così, non guardare in faccia a nessuno, come è giusto che sia, e nulla. Posso salutare il signor arbitro? Guardalo! Guardalo! Persona squisita. Lo sapevo subito. Menti e buon lavoro, eh. Anche a lei. Daniele Brogna e Tiger, sensazioni, parto dal mister, perché dovrà dirigere... Vorrei conoscere il mister, piacere. Ah. Piacere, Tiger. Il mister? Sì. Siamo qua per vincere, non per motivare nessuno. Come si può motivare un capitano come Brogna prima di una partita? Se vedi la porta, buttaci la palla dentro, basta che sia la porta degli avversari. Sì, il ritiro è iniziato il 4 giugno per noi, quindi da 3-4 settimane ci stiamo preparando per questa gara. Cosa ti aspetti dal derby di oggi e quanto cambia rispetto al calcio a 7? Più che il calcio a 7 cambiano i gradi in più, tanti gradi, poi per carità per uno fisicato come me non è un problema. Già fa caldo, poi si scalderanno gli animi, quindi serve dell'acqua da bere qua. Un po' di paura, sono forti, anche noi. Però loro sono i campioni, hanno tutto da perdere loro. Vero, infatti perderanno. E allora un grande applauso perché entrano in campo Inter e Milan. Sta cominciando la YouTuber Summer Cup. Un applauso del Milan e del pubblico ai campioni in carica. Ed è cominciata la YouTuber Summer Cup 2022 col possesso dell'Inter e con Pierino che vuole subito il supporto del pubblico. La azza su Bonolis. Italo in copertura, palla. Intanto Lazza sul lancio di Pierino, Bonolis! Golazzo di Davide!
Davide! Davide! Davide! Bronia mette in movimento Lazza. Dietro ci sarebbe Steve. Si passa da Samuel. Uno contro uno con Pierino, la sposta e calcia! Eccolo! Eccolo! Allora! Off! 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 1-1. Riparte l'Inter, Lazza su Italo. Occhio che 3 contro 1. C'è Samuel! L'ha presa Fantabet! Ma chi è in porta, Spider? Ma che vuol dire? Dentro per Brogna che difende e apre su Lazza che la tiene dentro, guarda Sam, serve Sam, mamma che giocata di Sam, ha preso forse il palo, forse Fantabet, poi Lazza, deviazione, palla fuori, rimessa Inter, che partita! Deve verticale Italo in copertura, occhio a Bonolis, visto e servito, ce l'ha sul destro Isaac, bravo Isaac, ti sei spaccato la schiena ma va bene, poi occhio alla pressione del 99 rossonero, ma sta ripartendo l'Inter, Pierino da Gnabry, dentro Mastrangelo, Gnabry col destro, Isaac l'ha tolta dalla porta, mani in testa per Gnabry, poi Mastrangelo sul fondo, ma che parata ha fatto Isaac su Gnabry, come gli ho insegnato io, bravissimo, dai metti in braccio così per favore. E poi il balletto come sempre molto erotico da parte del portiere rossonero, insomma è noto soprattutto per questo. Alimenta Gnabry, cerca il destro, Isaac la lascia lì e Bonolis fa 2-1. Grande Davide! Ha fatto tutto Isaac, ha salvato l'impossibile finora, ma qui colpevole. E riparte l'Inter, non si respira. Pierino da Bonolis, dentro ancora Pierino! 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 3 volte Inter, 3-1. Occhio che allontana male Mirko, sui piedi di Pierino, 4-1. Il capocannoniere non poteva non farsi sentire la prima partita di questo torneo. Controllo di Mirko e tocco dentro, Gnabry in copertura, Lazza arrabbiato se la prende col palo, 3 contro 1, quasi 4 contro 1, Bonolis dentro per il capitano in area, Bonolis, 5-1 Inter. 5 pere, andiamo! 5-1 e Lazza con rabbia, con frustrazione, finisce qui, l'Inter vince all'esordio. Sentiamo i protagonisti. MVP con tripletta nel derby all'esordio, allenatore che sarà fiero di te, ti chiedo subito un parere, ti aspettavi un esordio così mentre arriva anche Pierino? Vamos. Che tifa perché Pierino comunque con una doppietta è stato decisivo, ma tu ne hai fatti 3. Calma, appena iniziato, il percorso è molto lungo, ma ottimo inizio. Infatti quando è andato in difesa abbiamo subito cambiato, Italo dietro, Davide davanti e si è dimostrato questo. Ragazzi ciao, sono Fuse Gamer, commenterò Juventus-Roma, ovvero la seconda partita di questa seconda edizione della Summer Cup. Iniziamo contro una squadra difficile, rinnovata comunque da tanti nuovi innesti e noi comunque siamo carichi, siamo pronti per fare un buon inizio di torneo, giochiamo in casa, abbiamo un ottimo supporto e vogliamo comunque ripagarlo nel migliore modo possibile. Cosa ti aspetti dall'uomo al tuo fianco? Beh, io gli ho dato la prima punta, deve stare assolutamente sul pezzo, darci al 100%. La Juve dell'anno scorso, dimenticatevela. La Juve è una squadra forte, l'unica fortuna che abbiamo secondo me è affrontarla subito, perché si devono conoscere. Noi ci conosciamo, ma loro singolarmente forse hanno anche qualcosa di più. Segnata tiro, faccio 200 flessioni sulle braccia, l'ho detto. Quest'anno riuscirai a non prendere pali? Spero di prendere la porta intanto, che è già qualcosa. Dati, invece a proposito di gol, se dovessi fare un gol, a chi lo dedicheresti? Ad una ragazza, eh? A Fuse Gamer. Parte la Juventus da sinistra verso destra. Attenzione, subito un tiro da parte di Rudy Zlatan. La Juventus che vuole attaccare, dall'altra parte c'è liberissimo ZV, ma sì, Wolf! Ed è 2 contro 1, Kundispa, con Giannop! Ma un pochino a me,
Passaggio corto per Sikwolf. Fraseggio velocissimo da parte della Roma. Kundispa può tirare. Ancora Kun. Eccolo! Palla fuori di un niente, signori. Setabu. La palla al centro. Un'ottima giocata. Peccato per l'esecuzione. Dall'altra parte Rudy Zlatan. C'è sulla sinistra Federico da solissimo. Ancora Rudy. La palla per Fede! Federico Marconi! Eccolo qui, è assegnato per la Roma con il numero 7, Federico Marconi! Federico Marconi! Federico Marconi! Nicolas dall'altra parte, Antoine! Luca Toselli su di lui, ancora Federico, può tentare la giocata, ancora Fede, Fede! Un sbaglio, ma poi attenzione alla ripartenza della Juventus, Nicolas contro Sik, Nicolas, Antoine, un'ottima uscita. Seguiamo il taglio! Tanto campo davanti a lui, ma la palla per Rudy, ancora Rudy! Se lo divora, Reid, è 2 contro 2, tra poco 3 contro 2, Kundispa, ancora la palla, detto per Rudy, Rudy! Reid, la palla al centro, Giannop, Federico, la palla al centro per Reid, Giannop, non marcano, la palla per Nicolas, si fa rivedere Tatino, ancora Nicolas, la può mettere al centro, ed è gol! Rudy, può provarla, Rudy, la palla per Fede, Giannop, siamo in fase di chiusura, Nicolas, Zeta, attenzione alla Juventus, può approfittare, Nicolas, Toselli, ancora Antoine, finisce, una grande partita, un applauso alle due squadre, 1-1, Juventus-Roma. Dovevamo chiuderla perché potevamo chiuderla subito dopo l'1-0 e già abbiamo cominciato, passatemi il termine, a cazzeggiare un po' tanto. Dopodiché loro hanno preso campo già nella seconda metà del primo tempo, troppe occasioni, infatti io l'ho detto subito all'intervallo, ho detto ragazzi vabbè potevamo stare anche 5-0 per noi, ma non va bene come giochiamo perché c'hanno troppe occasioni, il pareggio è meritato. Allora, una Juve che non ha mai mollato la partita, siamo riusciti a tenere a galla la squadra dall'inizio alla fine, non abbiamo mollato e siamo stati ripagati con un gol alla fine, quindi siamo molto contenti della prestazione. Il vostro esordio alla YouTuber Summer Cup di quest'anno, siete molto carichi, guardatemi in faccia, vi fanno paura, quali sono le vostre prime impressioni? Coach, inizio, parto da lei. Io mi ricordo del numero 9 dall'ultima volta, dell'anno scorso. Simone Crispo, è stato l'MVP della YouTuber Summer Cup dello scorso anno. È il giocatore che mi preoccupa di più della squadra avversaria. Come passare da giocatore ad allenatore? Senti più responsabilità rispetto allo scorso anno? C'è tanto studio dietro, ho preso il patentino, e sono dovuto andare a Coverciano prima di passare per qui, infatti ci ho messo un po' di tempo, ho fatto tardi. Per rimanere in tema, in questa partita ci ripigliamo tutto quello che è nostro. Però noi saremo altrettanto cazzimosi perché ci vogliamo riscattare dell'anno scorso, quindi vai giù, speriamo di portarla a Napoli. Occhio allora, direttore dal via, si comincia. Ma Harry recupera il pallone, palla a Samuel, il pallone d'oro di YouTube, che ha il pallone, prova a saltare portiere, attenzione, Brogna, palla fuori. Che pressing da parte di Samuel e di Harry, mamma mia, non vogliono mollare, vogliono rifarsi dopo la sconfitta di prima, intanto rischio. Aiutesta. Occhio Harry, che viene placcato dai giocatori del Napoli, Brogna, vediamo se gliela ridassa, Harry! Mamma mia, portiere! Occhio allora, lancio lungo che non... Oh, che gol ha fatto Crispo! Porca miseria, ragazzi! Cosa ha fatto? Pallone difficilissimo da prendere, colpo di testa tecnicamente complicato, ma Simone Crispo si dimostra
colui che ha vinto il miglior giocatore dello scorso anno. Portiere che la ripassa a Matthew, occhio sulla fascia sinistra, Brogna c'è, bellissima giocata di Matthew che supera Brogna, supera Savo e la mette dentro, golazzo di Matthew, mamma mia, che Napoli, che Napoli! Occhio Harry allora! Prova il passaggio per Brogna che prova di prima. Occhio che ci potrebbe essere un colpo di mano. Nulla da fare. Calcio d'angolo per il Milan. E allora attenzione. Samuel! Ma che parata ha fatto Dario! Va bene, va bene, va bene! Hanno preso Batman, ma non importa. Risultato ancora in favore per il Napoli che riparte con Alen Yannacci e spazi molto stretti. Allora attenzione Brogna che ne approfitta. 2-1! Arriva il gol del Milan. Su errore veramente banale del Napoli. Ma io andando bene, dai, fa niente, hai un errore. Tirerà una fucilata, non vorrei essere nei panni della barriera del Napoli. Occhio Harry, arrabbiatissimo. Anzi, passaggio per Brogna, era uno schema. Era uno schema, non ne ha approfittato Brogna. Che partita da parte di questo Napoli, stanno dando veramente tutto. Allora occhio a Crispo che prova il tiro e la butta dentro. 3-1, Napoli 3, Milan 1. Che partita da parte del Napoli sin qui. Occhio a Dario allora, che si appoggia a Matthew. Matthew per Fius, il capitano del Napoli. Mamma mia, che gol! Che gol! Che gol! Ha segnato con la numero 24, Fius! Gamer! E ci mette anche la firma del capitano. 4-1. Che cosa stiamo vedendo? Cosa sta succedendo in questa partita? Partita che sta volgendo al termine. Vediamo se ci sarà una reazione d'orgoglio da parte del Milan. Mamma mia, palla allora per Crispo. Occhio a Crispo che prova il tiro. 5-1. Ancora 5-1. Ancora Simone Crispo. Quanto è illegale? Quanto è illegale? Mamma mia! Finisce qui la partita. E il Milan perde per la seconda volta 5-1, grandissimo Napoli che ha sorpreso tutti. E occhio, perché c'è una nuova candidata per la vittoria della YouTuber Summer Cup e si chiama Napoli. Sì, è stata una partita inaspettata, devo dire la verità. Sappiamo che siamo bravi, siamo un bel gruppo, perché un anno fa è stato creato il gruppo della Summer Cup e tutti i giorni ci sentiamo. Io non avevo nessun dubbio sui miei ragazzi. Abbiamo lavorato bene in settimana, l'abbiamo preparata benissimo. E è stata anche una bella prova subire quel gol in quel modo e saper reagire, perché l'anno scorso non sarebbe successo. Vi avrebbe buttato giù l'anno scorso. Sì. Beh, prima partita del torneo, ultimi praticamente ancora non abbiamo giocato, speriamo di trovare una Juve stanca. Noi siamo sicuramente molto carichi, siamo reduci dalla vittoria della Supercoppa, quindi del Super Derby, quindi siamo carichi. A cosa dovranno puntare i tuoi uomini? A vincere, abbiamo vinta la Coppa e quindi dobbiamo ripeterci con il capitano che ci porta e dobbiamo essere compatti, già abbiamo parlato, quindi ci stanno chiacchiere, dobbiamo vincere e basta. Parte! Lazio Juventus! Si tirano già palla, si sono sbagliati. Ancora Sespo! Gioco di suolo, ancora Sespo! Incredibile! Sinistro! Sespo, la palla al centro! Gol! Che gol di DC System! Signori! È cagato! Riparte la Juventus! Punta, punta, punta! Con Nicolas! Che mette quasi a sedere la difesa della Juve, da tiro si fa saltare in un bicchiere d'acqua. Sespo, la stoppa, Sespo! Ancora lui, Sespo, può andarci col sinistro, scarica per Gigi! Goal! 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 Una finta, palla dietro per Copianchi. Madonna, Copianchi cosa fa? No! Cosa si è divorato, signori, Nicolas? ZV. Nicolas, solidi scambi tra i due bianconeri. Nicolas può tentare il destro, la scarica, invece no. Ancora Nicolas! Non è sul campo! Dai Nick, dai Nick, va bene, vieni, vieni, vieni. Gol dell'ex di Nicolas, che giustamente è passato dalla Lazio alla Juventus. Ancora Nicolas, col sinistro! Palla al lato, calcio d'angolo. Ancora Savage.
se la porta sul destro, ancora Savage, su col destro, calcio d'angolo, che giocata. Ancora Gigi sulla destra, la metterà al centro sicuramente, ecco che lo fa per Sespo, che non tira Sespo. Nicolas, gioco di corte, la palla per ZV. Toselli, la sponda per Nicolas, ha segnato la Juventus. La palla in avanti, ZV capisce tutto, ZV a campo, vediamo se tirerà, non lo fa, ZV, ancora detto per Nicolas, la tripletta dell'Exo! Gigi, palo! Sbaglia Toselli, ancora Gigi! Se la porta sul... se la porta Gigi e Gigi sistema ancora Gigi! Parata! Incredibile di Giannop! Attenzione! Sespo vuole il pareggio alla Lazio! Ancora Sespo! ZV! Che partita sta facendo ZV Gigi! Ma ZV che giocata! Da parte dello Juventino ancora! ZV! Ancora giochetto di suola! Che giocata ancora Toselli! Tenendo da Dio! Rimessa Lazio. Ragazzi, venite via da lì. Siete chiusi, per l'amor di Dio. Gigi, col sinistro. Eccolo qui, il pareggio della Lazio. Meritato. Cavolo più. Finisce la partita. Partirei dalla Lazio perché ha trovato il pareggio alla fine proprio con Gigi. Tanta emozione ma anche tanta rabbia perché... abbiamo sbagliato tante palle gol, abbiamo fatto qualche errore di troppo in difesa, dobbiamo sicuramente dare di più se vogliamo vincere. Siamo stati con la mentalità sbagliata dall'inizio, abbiamo preso quei due gol subito, l'abbiamo mollato, però abbiamo preso la beffa alla fine, peccato. Vista la situazione nel gruppo A, Napoli e Inter sono a pari punti, ma non solo, a pari differenza reti, perché hanno vinto entrambe 5-1 contro il Milan. Quindi, in caso di parità in questa partita, per decretare la prima in classifica e di conseguenza la squadra che andrà direttamente in semifinale, condannando l'altra invece a giocare un playoff contro la terza dell'altro girone, ci saranno i calci di rigore. Colpo di scena. L'alternativa era la monetina, ti pare giusto? Grazie. E si comincia con i campioni in carica. Occhio al movimento da parte di Ale Iannace che riceve, calcia in porta, traversa. Stava già esultando e poi si salva in qualche modo l'Inter. Bravi, bravi. Movimento di Mastrangelo, Pierino nella porta, Fius non è d'accordo ma insiste. Pierino, risponde Dario. Palla che rimane lì, si salva ancora il Napoli. Parte Crispo, Fantabet in angolo. Gnabry, si distende l'Inter. Ne salta due, Gnabry! Dario, Gnabry sul fondo! Occhio che intanto c'è Crispo morbido! Gol meraviglioso di Simone Crispo che ci sta prendendo gusto! 1-0! 1-0 per il Napoli! Sempre più capo cannoniere della YouTuber Summer Cup! Occhio che può ripartire l'Inter, Bonoli si mette a dormire il pallone, si muove Italo, visto e servito, Italo, palleggio e destro, ha preso anche questa Dario. E occhio che dalla parte opposta c'è Gnabry di punta sul palo Gnabry a modo suo, l'anno scorso ha fatto fuori la Roma con quel palo lì, con quel gol lì di punta, ma siamo già dalla parte opposta con Matthew, il Napoli non perdona, non perdona, non perdona. 2-0. Ricomincia da Gnabry, controllo difettoso, poi occhio al contatto. Occhio al contatto e alla reazione. Occhio alla reazione di Mirko. Occhio alla reazione di Mirko. Chiedi scusa, ha detto Gnabry. Clima che si infiamma. Napoli avanti di 2. Inter che attacca ma non segna. Mirko che è qui e non ho capito perché. Mirko, abbiamo visto rapidamente una reazione. Vabbè, chiedo scusa a tutti quanti, ho chiesto scusa a Gnabry, lui non mi ha chiesto tanto scusa, però insomma è il solito, però non fa niente.
però se mi prende va bene, visto perché siamo tra amici, ai Super Summer Cup non è la Champions League, se mi prende bene mi fa male e mi do del calcio. Infatti è giusto che vi siete chiariti, ho visto okay. prima. Non ci siamo tanto chiariti perché no, è un po' particolare. Però... Ok, va benissimo, insomma, detto ciò. Ma tu che vuoi, buon secondo tempo. Dario su Fius, campo per il Napoli. Fius salta Pierino. Fius di punta dentro Italo, ancora Fius! E tu, bravo, bravissimo! Va bene. Bene, incontro a dialogare Crispo, di ritorno Iannacci, uno contro uno, Fantabet! La lascia lì, non la trova più, poi sì! Tiene l'Inter a meno due e ripartono i suoi eroicamente con Italo, che va col mancino, Matthew chiude! Dai, saliamo! Italo, zona tiro, la sposta e calcia, dice di no ancora Dario! E intanto Fius è passato e tocca dentro Italo. Che partita sta facendo Fius? Che non molla, va a commettere fallo. Ma è veramente in versione Insigne. Crispo, ha chiuso Gnabry, che riparte ancora. Gnabry, eccolo! Il gol dell'Inter per mettere Pepe sul finale di partita. Lo segna il capitano e lo fa bellissimo. Poi sta arrivando anche Mirko. Riparte l'Inter, contatto dubbio, occhio all'Inter con Italo che se la dimentica per strada, poi dentro, palla fuori, finisce qui, il Napoli passa da prima nel girone, nel gruppo A, con un muro tra i pali, vince 2-1, non è bastato l'assedio dell'Inter. Siete in tanti, non ci stiamo nell'inquadratura, due allenatori per un progetto che mi sembra funzionare, soprattutto grazie a un mostro in porta. Sì, diciamo che come ha detto prima il nostro compagno di squadra è un anno che ci sentiamo anche fuori dal torneo e ci eravamo già organizzati appunto per arrivare al meglio in questi due giorni. E appunto ci siamo riusciti arrivando primi nel girone. Attenzione, fumogeni in campo! C'è una stramaggioranza di tifo giallo-rosso qui sugli spalti, però occhio perché anche molti laziali sono arrivati fin qui. E si parte con questo derby della capitale. Primo possesso per i biancocelesti, Fius. Patata. Puntalo. Non lo fate tirare! Attenzione, DC System che ha il pallone, la prova in mezzo! Antoine con un piede. Riparte la Roma con Federico che può tentare lo scavetto! Federico! Marconi! Eccolo qui! Ha segnato con il numero 7! Federico! Una sentenza sotto porta! Sicca, la palla per Kun. Rudy. Stop. Poi palla per Kun. Mamma mia. Prova ad avanzare, non è marcato. Attenzione, è abbastanza libero. Occhio allora Sespo, appena entrato. Prova al tiro, palo! Ecco qui un altro palo. Subito Sespo. E la passa Giovanni, occhio a Giovanni. Che però sbaglia, riparte Federico. Attenzione Federico sulla sinistra contro Stramacci. Ancora Federico, lotta! Federico busca ricaricare, ecco lo fa per Rudy! Calcio d'angolo Roma! Deviazione di Gigi, provvidenziale! La carica del capitano! Occhio al contropiede! Ancora Kun, può tentare il sinistro, ecco Kun che entra in aria! Rischia l'autogol a Lazio! No. Mamma mia, salvataggio di Giovanni! Ho visto Rividi! Occhio a Sespo! E arriva subito il pareggio della Lazio! Sespo come immobile! 1-1! Lo dedica a Tati! Attenzione alle sue bombe. Ricordiamo l'anno scorso. Attenzione a questo caso. Cobianchi, sempre lui. Calcio d'angolo per gli Aquilotti di Roma. Occhio. Prova tiro da fuori. Gol. Golazzo. E Seba. 2-1 con il numero. Niente. Nessun numero. DC System. Riparte la Lazio, bellissima giocata a rete, riprende il pallone, allora attenzione uno contro due, Federico prova il tiro da fuori, murato da Gigi, capitano contro capitano, occhio, mamma mia. Stanno arrivando intanto gli ultras. Ancora DC System, Savage. Lazio, fa culo, Lazio.
Il messaggio degli ultra è molto chiaro. Retribla 1, retribla 2, Marconi! Baracco Bianchi! È liberissimo Stramacci, qui sulla sinistra, Sespo anche sulla destra, Sespo con un gioco di sola Sespo! 3-1 Lazio! E si toglie i pantaloni, ma che fa? Ma che sta a fa? Questo è rosso, arbitro, rosso diretto, signor arbitro, che giallo! A me non piace vedere ste cose però, eh. Comunque... Riparte la Roma che non deve demordere con Kun che prova per Ruti Zlata di testa! Che parata! Che volo da parte di Kobiaki! Passaggio per Kun, Federico! Palo! Ci riprova Federico Murato! Eccolo qui! Eccolo il primo palo di Federico! Qui. Occhio allora, mamma mia, Antoine! Ragazzi, se Antoine segna mi spoglio in mezzo al campo, ve lo dico, lo faccio. Vogliamo il gol di Antoine. Occhio, ci prova Kobiaki, un botta e risposta tra portieri. La palla non è uscita. Antoine, ancora Antoine, lo vuole rifare Antoine! Antoine! Eccolo! Antoine! Eccolo! Antoine! Eccolo! Sfogliati! 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 Subito! Gestisce il pallone la Lazio, la partita finisce qui. Finisce 3-2 la Lazio, arriva prima nel girone. Juve seconda e Roma terza. Per cui ragazzi, domani sarà Inter-Roma e Juve-Milan. Finito qui il derby della capitale, Lazio che vince 3-2, partita molto molto equilibrata. Siete soddisfatti della partita che avete giocato singolarmente? Parto da te Federico. Ma guarda, per me singolarmente conta pochissimo, conta la squadra e la squadra ha giocato bene. Ha giocato bene perché è passata in vantaggio, forse ci siamo schiacciati un po' tanto dopo l'1-0 come con la Juve, però la giustificazione, se vogliamo, quantomeno la motivazione in questo caso, è che loro palleggiano benissimo, ma l'abbiamo visto un sacco di volte. Cioè, insomma, non è, deve essere chiaro, non fa notizia che loro vincano un derby, perché ne hanno vinti tanti e un motivo ci sarà. Quello che deve far notizia è che, e me lo porto via, è che non abbiamo mollato, siamo stati anche un pelino sfortunati, abbiamo preso un palo, tanto per cambiare, alla fine ce l'ho fatta. Ci spieghi l'esultanza in cui ti togli i pantaloncini? Boh, perché la marca di mutande mi ha pagato. Quindi tu ti puoi sedere tranquillamente in semifinale e aspettare la vincente tra Juve e Milan. Con te ci vediamo domani, perché il playoff sarà Inter-Roma. Ma veramente? Ci rivediamo. Io non la sapevo questa cosa. Bene, te la dico adesso. Comunque ragazzi, grandi, andate a fare la doccia. Grazie a tutti per oggi, questa la vedete in grafica, la situazione attuale, le due classifiche dei gironi che ci dicono sicuramente qualcosa, ma non ci dicono tutto, perché poi la situazione è questa qui, domani nel nostro caso, prossima settimana per voi, playoff e semifinali, successivamente finale terzo e quarto posto e finalissima, insomma la YouTuber Summer Cup è appena iniziata e quindi buon divertimento, alla prossima!